Dunque, io vorrei in questa brevissima presentazione, che è abbastanza, cioè mi mette in difficoltà come al solito, perché uno quando fa queste presentazioni e poi c'ha un parterre di relatori così prestigioso, deve fare un po' anche la figura di essere leggermente intelligente, dire qualcosa di originale e introdurre un pochino i lavori in maniera acconcia. Vediamo un pochino di fare un panorama. Io per fare l'originale ho pensato che quando facevo relazioni in ambito scientifico usavo spessissimo, in controtendenza rispetto agli altri relatori, molte immagini con le diapositive eccetera, anche di tipo un po' fuorvianti, quindi fotografie, scatti particolari. Adesso, per essere in controtendenza, proietterò fondamentalmente degli scritti, così la cosa diventa più, diciamo, pesante, in modo che gli altri possano risaltare meglio ed essere più brillanti. Allora, dunque, la cosa che mi preme sottolineare è il motivo e l'obiettivo che ci siamo posti con l'associazione. L'associazione culturale Altanur si è fregiata di questo titolo, successivamente interdisciplinare, per meglio rappresentare la condizione che ci caratterizza, quella quindi di mettere in chiaro, tra gli scopi istituzionali, spero che si veda, sì, si vede. Okay. Lo scopo istituzionale dell'associazione era quello di promuovere l'interazione tra diverse conoscenze favorendo una visione integrata dell'individuo. Questo è proprio dallo statuto, articolo 3, una parte, e le parole su cui vorrei soffermare la vostra attenzione sono promuovere, quindi questa capacità di smuovere, di sviluppare, di spingere, su cui ritornerò alla fine di questa 5-6 diapositive che ci sono, e l'aspetto di interazione, cioè la possibilità che diversi mondi, che diversi aspetti possano comunque reagire tra di loro in maniera quasi chimica, creando dei composti innovativi, e integrare la visione, cioè avere una visione dell'individuo, che è la realtà più complessa che noi conosciamo, in maniera quanto più possibile articolata. Questa è la frase di motto che chi di noi, di voi, ci conosce da tempo sa è alla base di tutta la nostra filosofia di lavoro, ed è anche la frase di Jules-Henri Poincaré che ha dato poi l'ispirazione al titolo della rivista che pubblichiamo da un bel po' di tempo e della manifestazione che è adesso alla seconda edizione, Le connessioni inattese. In realtà ha già anticipato Giuseppe il motivo fondamentale che nasce da questa ispirazione, cioè quella di non di contrastare le specializzazioni, perché sarebbe un'assurdità, soprattutto da un punto di vista tecnico è chiaro che è molto difficile padroneggiare le tecniche sempre più raffinate non avendo una competenza specialistica. Però io sottolineo spesso che lo specialista non è uno che sa fare solo quello, ma uno che sa fare bene quello in più rispetto al resto delle cose. Questo vale per il mio campo di applicazione, soprattutto, che è il campo di tipo medico, ma vale anche per molte altre specializzazioni, anche in campo umanistico e in altri tipi di scienze. Cioè, è impensabile che un fisico sia fisico soltanto della quantistica e non abbia nozioni di meccanica newtoniana. È assolutamente inconcepibile, così come è difficilissimo pensare ad un umanista che sia filologo e non abbia fatto studi storici, insomma, è fuori di luogo. Dunque, successivamente avevo preso alcune ispirazioni da alcuni libri che si trovano con facilità. Questa frase di Claudio Magris, in un libro che è stato pubblicato nel 2005, e dell'infinito viaggiare. Claudio Magris è un autore, un germanista, germanista no perché si intende di Giuseppe Germano, Roberto Germano eccetera, ma germanista nel senso che è un esperto di letteratura e filologia tedesca, e non solo, è stato anche candidato dagli italiani al Nobel più volte, ma non ancora ha avuto la possibilità di conseguire tale premio. Questa frase mi è sembrata molto aderente al nostro progetto, al nostro obiettivo. Non chi ha nostalgia dell'antico e confonde l'eterno col passato, né chi si rifugia in patetiche aride solitudini arcaiche e aristocratiche, bensì chi accetta con umiltà di mescolarsi, questa è una parola che vorrei che riteneste bene, mescolarsi alla promiscua confusione quotidiana, al mutamento di tutte le cose relative, di abitudini e gerarchie, quindi mutare questo, è fedele al valore,
Ora, al valore noi diamo sempre una connotazione di tipo conservativo. In realtà il valore, la fedeltà al valore è qualcosa di estremamente progressista, è un qualche cosa che richiede una coerenza, che non è una coerenza statica, ma una coerenza dinamica, la possibilità anche di imparare a riconoscere e rispettare la dignità degli uomini anche quando essa gli si presenta in modi e forme cui egli non è abituato e che lo possano anche respingere o turbare. Questo è alla fonte della nostra ispirazione di conoscenze diverse che si possono integrare, intendendo per conoscenza e quindi anche per scienza tutto ciò che è umano, okay? Tutto ciò che si può integrare nell'individuo e quindi tutto ciò che è possibile gestire con l'intelligenza. Altro aspetto invece di un filosofo della scienza che ho avuto modo di conoscere recentemente a Milano ed è presidente del Circolo di Budapest, Ervin Laszlo, vorrei stimolare ulteriormente la vostra immaginazione. Non possiamo raggiungere, in realtà questa frase viene da un pensiero di Einstein ed è poi espresso successivamente da Ervin Laszlo, che si sta occupando soprattutto di questo aspetto. Non possiamo raggiungere la prossima tappa della nostra evoluzione collettiva, quindi del nostro insieme, senza dare origine a un nuovo modo di sentire e di agire. Quindi l'idea di avere una nuova modalità, un nuovo paradigma, la possibilità di spezzare quelle strutture che ci cristallizzano in un modo di pensare, di sentire, di agire che è, diciamo, ormai datato, quindi la possibilità di travalicare. Quindi la sfida consiste nel promuovere, e questa è la parola che richiama quella iniziale che avete visto negli scopi di Altanur, quindi promuovere quindi l'evoluzione della coscienza, visto che non si evolve spontaneamente con sufficiente rapidità. Si parla quindi di cambiare integralmente una visione, passare da una visione attuale di tipo troppo mercantilistica a un appoggio ecologista intelligente, passare da una visione della scienza asservita alla tecnologia come una visione della scienza invece più libera e che utilizza e promuove una tecnologia migliore. Tutti questi sono aspetti di cui noi ci facciamo carico, ovviamente da un punto di vista soprattutto divulgativo, perché l'aspetto fondamentale della nostra associazione è quello di poter divulgare con quanta più possibile forza questo possibile cambiamento di paradigma. Altanur in realtà, come nome, viene dall'arabo Altanur, il forno. Questo forno non è un forno di cottura semplicemente, ma è la parola che poi nel Medioevo diventerà Hatanor, e che è il recipiente in cui l'alchimista, cioè il trasformatore per eccellenza, realizza le trasmutazioni. Se vogliamo proporre una trasmutazione, un cambiamento di paradigma, un'evoluzione della collettività, un'evoluzione della nostra coscienza, abbiamo bisogno di strumenti per cambiare. Noi abbiamo proposto Altanur come associazione, come strumento per cambiare, per dare la possibilità alla nostra intelligenza, al nostro sentire e anche, perché no, al nostro cuore di poter cambiare. E con questo concludo e vi lascio.